Di cose serie. Siccome mi hanno chiesto, qualcuno mi ha chiesto delle fonti, diciamo, dove sono andato a prendere queste cose, perché dovete sapere che molte cose i TG non ve le passano, non ve le fanno sapere, e ci sono alcune cose tenute così segrete che vanno avanti da mesi, forse da anni, alcune da generazioni, e nessuno ne è consapevole. Allora volevo parlarvi un po' del... Ci mancavano solo loro. Volevo parlarvi un po' del MES. Prima ho tirato in ballo il MES. Che cos'è il MES? Il Meccanismo Europeo di Stabilità. Questo è un trattato che è stato approvato già da marzo di quest'anno e nessuno ne sa niente. Perché? Perché hanno l'interesse a tenercelo nascosto. Perché quello che c'è dentro questo MES è veramente una MES. Ecco. Allora, è stato fatto soltanto in inglese, come vi ho detto prima, e non è stato mai tradotto in tutte le lingue dell'Unione Europea, perché chiaramente sono soltanto in 3,5% che parlano inglese nell'Unione Europea. Gli altri, se vogliono, se lo traducono. Allora, io ne ho tradotto su 19 pagine soltanto i punti salienti, i punti più importanti. Allora, inteso che, andiamo all'articolo 6, il MES coopera molto strettamente con il Fondo Monetario Internazionale, l'FMI, che sappiamo tutti che cos'è, no? Fornendo un aiuto finanziario, in ogni circostanza la partecipazione attiva dell'FMI sarà ricercata sia sul piano tecnico che finanziario. Uno Stato membro richiedente un aiuto finanziario del MES dovrà depositare una domanda simile presso l'FMI. Il gatto e la volpe. Si capisce benissimo. Hanno convenuto ciò che segue. Adesso vediamo lo statuto. Arriviamo al capitolo 3, capitale del MES. Il capitale sociale del MES ammonta a 700 miliardi di euro ed è diviso in 7 milioni di azioni del valore nominale di 100.000 euro l'una. Poi c'è articolo 9, ricorsi al capitale. Articolo 3 del capitolo, no, punto 3 dell'articolo 9. I membri del MES si impegnano irrevocabilmente ed incondizionatamente a pagare su richiesta i ricorsi al capitale effettuati dal direttore generale, conformemente al presente paragrafo, dovendo questi ricorsi essere pagati entro 7 giorni dalla suddetta richiesta. Questo significa, se non abbiamo abbastanza fondi, li chiediamo a voi, Comunità Europea, e dovete pagare entro una settimana. Poi, articolo 10. I cambiamenti nel capitale sociale. Il Consiglio dei Governatori deve esaminare regolarmente, ed almeno ogni 5 anni al massimo, il volume dei prestiti e la sufficienza del capitale sociale del MES. Può inoltre decidere del cambiamento del capitale sociale e della modifica dell'articolo 8 e dell'annesso 2 di conseguenza. Vuol dire che se non gli bastano i soldi li chiedono sempre a noi. Capitolo 6, disposizioni generali del MES. Articolo 27, lo statuto giuridico del MES, le immunità ed i privilegi. Il MES ha la piena personalità giuridica, vuol dire che se le fanno le leggi ad hoc, se le fanno da soli e nessuno deve intervenire. Ha la piena personalità giuridica, deve avere la piena capacità giuridica per acquisire ed alienare beni mobili ed immobili. Vuol dire che ti possono prendere l'appartamento quando vogliono, se non sei in grado di pagare. B, per contrattare. C, per citare in giudizio. E D, per entrare in un accordo quadro o e dei protocolli necessari per assicurare che i suoi statuti, privilegi ed immunità sono riconosciuti e messi in vigore. Il MES, i suoi beni, fondi e averi, dovunque si trovino e chiunque ne sia il detentore, godono dell'immunità da tutte le forme di procedure giudiziarie, salvo nella misura in cui il MES rinunci espressamente alla sua immunità a scopo procedurale o per qualsiasi condizioni contrattuali, compresa la documentazione sugli strumenti finanziari.
Poi, articolo 4, la proprietà, il finanziamento e gli attivi del MES, dovunque si trovino e qual che sia il luogo, sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca, espropriazione e qualsiasi altra forma di sequestro, prelievo o preclusione con l'azione del potere esecutivo, giudiziario, amministrativo, legislativo. Vuol dire che le loro cose non si possono toccare. Poi altre cose. Articolo 30, immunità delle persone. Governatori, supplenti, governatori e supplenti governatori, direttori, supplenti direttori, il direttore generale e il personale del MES devono essere immuni da procedimenti riguardanti atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni e nell'inviolabilità delle loro carte ufficiali e documenti, a meno che il Consiglio dei Governatori rinunci espressamente a tale immunità, cosa che comunque non farebbero mai. Per cui si sono già autodefiniti degli intoccabili questi signori. E questi sono quelli che pongono le basi e le leggi per far fare ai governi quello che vogliono loro. Si sono comprati i nostri politici in questa maniera. In pratica queste sono 19 pagine che potevano essere riassunte in 8 parole, 7-8 parole. Noi siamo Dio e voi siete delle merde. Vaffanculo! Ecco cosa vogliono dire. E questo ce lo tengono nascosto. Per cui tutto quanto la cosa del MES è in giro soltanto in inglese. Io la metterò online, io ce l'ho in francese, l'ho tradotto questi punti salienti dal francese. La metterò online in francese, per favore che si traduca in più lingue possibili e che in meno tempo possibile si sappia come ce lo stanno mettendo. Avete capito?